Ben ritrovati, conferenza stampa pre-gara di Sorrento-Taranto. Iniziamo con le domande. I vostri microfoni, come al solito, c'è Mister Ezio Capuano, gli ho spalli. Mister, raramente una sconfitta sul campo in realtà è stata una vittoria per molti versi, per l'accoglienza del pubblico, per come vi ha salutati alla fine della gara e per la grande prestazione disputata dai suoi ragazzi. Questa partita che a brivio costituisce in vista appunto della gara di domani con il Sorrento. Buongiorno a voi tutti e a tutti coloro i quali ci ascoltano e ci ascolteranno. Ma la prestazione della Juve Stabia ci dà ulteriore certezza per questo percorso di crescita che abbiamo iniziato con una squadra con tantissimi ragazzi nuovi. Quindi ne venivamo da tante prestazioni positive e ne venivamo da 3 vittorie consecutive. Sicuramente lo ripeto anche dopo una settimana a mente fredda e con estrema tranquillità, il risultato è assolutamente imbelitiero. Sulla partita pesano delle scelte dove ognuno di noi può sbagliare. Sicuramente il gol loro nasce su una grande schiacciata di pallavolo e dopo 4 minuti non era facile perché la Juve Stabia era una buona squadra, ben messa in campo, un allenatore capace, quindi è normale quando poi loro difendevano già bassi, poi difendevano bassissimi dopo il gol, per noi non era facile. Poi siamo venuti, diciamo, abbiamo scelte delle situazioni diverse per metterli in difficoltà, ci siamo riusciti e poi c'è il rigore sbagliato, però il rigore oramai appartiene al dimenticatoio, i rigori si possono sbagliare, però resta il fatto che accresce in noi grande autostima dopo un'ottima prestazione. Quindi pensiamo al futuro, il futuro immediato ci dice che il Sorrento è una squadra da rispettare illimitatamente, guidata da un grandissimo allenatore, una squadra che ha un'identità di gioco ben precisa. Non ultimo ha fatto un'ottima prestazione a Foggia pareggiandola. È una squadra che se la lasci giocare ti mette in grandissima difficoltà. Noi l'abbiamo preparata con grande attenzione, con grandissimo rispetto, sarà sicuramente una partita difficile, come in questo campionato l'ho detto all'inizio, lo dirò fino all'inverosimile, penso che poi i fatti mi stiano dando ampiamente ragione, un campionato difficilissimo, equilibratissimo, dove non esiste la partita che puoi vincerla, come non esiste nemmeno la partita che la perdi in partenza. Noi penso che l'abbiamo preparata bene, abbiamo delle assenze importanti. Però voglio dire, speriamo che chi andrà in campo anche a ricoprire un ruolo che fino adesso non l'ha mai fatto, sicuramente con grande attenzione, con grande spirito di squadra possiamo far bene e soprattutto portare un risultato positivo a casa. Salve mister, Daniele Critti, Cronache Tarantine. Dal punto di vista mentale e psicologico, il Taranto dopo una sconfitta ha subito vinto, però si giocava in casa, questa volta fuori casa. E alla vigilia, tra l'altro, di 2 turni interni. Ecco, è una partita diversa dalle altre, nel senso, è vero che le partite sono tutte uguali, però questa, proprio per quanto riguarda l'entusiasmo, per non perdere l'entusiasmo, sarebbe molto importante cercarla di vincere. Cioè, in qualsiasi maniera, però cercarla di vincere, perché poi abbiamo quelle 2 partite in casa. E quindi l'entusiasmo sappiamo che è una cosa molto importante, non solo per la squadra, per voi, ma anche per tutto l'ambiente. E poi è Sicuramente. vero che si dice sempre, voi allenatori dite sempre, abbiamo 20-24 giocatori, sono tutti uguali, però c'hai 2 assenze veramente pesanti. Ti porti ancora dei dubbi fino all'ultimo, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto, arretrato, che diciamo sono dei ruoli molto, molto importanti, addirittura si può ipotizzare anche una difesa a 4, io non so, ora l'infermeria. E soprattutto faccio i nomi, quindi Antonini dietro e Calvano in mezzo al campo. Se si gioca una maglia anche il ragazzo praticamente Fiorani invece di Romano. Grazie. Ma sì, noi dopo una sconfitta siamo sempre venuti fuori con un'altra grande prestazione, a volte abbiamo anche fatto risultato pieno. L'ho detto prima, questa è una prestazione che ci arricchisce in autostima perché secondo me abbiamo giocato contro la prima della classe perché poi se sei in testa dopo tante giornate non ci stai per caso. Quindi ancora complimenti alla Juve Stabia. Poi per come ha vinto loro lo sanno benissimo, magari l'arbitro avrà rivisitato la partita, si sarà reso conto che poi, voglio dire, è un ottimo arbitro Gallipò. Gallipò è un arbitro che arriverà secondo me in B, però purtroppo noi siamo sfortunati, contro di noi magari
più di qualche volta è successo che, ma come posso sbagliare io, come può sbagliare un giocatore, così può sbagliare anche un arbitro, non solo nella gestione, a me non mi è piaciuto nella gestione, perché la munizione dopo pochi minuti su Zonda, su Calvano, quindi vabbè, lasciamo perdere, quindi diamo ancora grande applauso e grandi complimenti alla Juve Sabbia. Quindi per chiudere la domanda, questo ci arricchisce sempre in autostima, perché secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione. È normale, io che devo dire, sono anch'io convinto come te che ci mancheranno dei giocatori importantissimi, soprattutto Antonini, che dietro magari è il punto di riferimento, è quello che ha fatto sempre quel ruolo. Sicuramente posso giocare anche con una difesa a 4, ma questo l'ho detto non domenica scorsa, l'ho detto, se vi ricordate, in una delle prime conferenze stampa, che questa squadra poteva giocare con diversi moduli di gioco, anche con il 4-2-3-1, che poi ci ha dato grandi soddisfazioni nel secondo tempo contro la capolista. Quindi voglio dire, questo delle idee sicuramente ce le do, ho qualche dubbio, il dubbio me lo porta anche il grandissimo allenamento che la squadra ha fatto stamane, un grandissimo allenamento, ma come d'altronde sti ragazzi si allenano sempre bene, c'è sempre grande disponibilità, e quindi un allenatore va in difficoltà quando tanti giocatori vanno a 3.000, quindi sei portato a fare delle scelte, quando magari il giocatore si allena male tu dici vabbè, sono convinto allora della scelta che ho fatto. Quindi sicuramente qualche dubbio me lo porterò, e cercheremo di mettere in campo una squadra equilibrata. La partita è difficilissima, non è difficile, è una partita molto molto difficile, ma lo dicono i fatti, anche contro il Benevento loro hanno fatto una gran bella partita, hanno perso al 90esimo. È una squadra che, se gli lasci campo, ha vinto 5-1 fuori casa a Francavilla. È una squadra che ha anche qualche difetto nella maniera più assoluta, come ce l'abbiamo noi, come ce l'abbia il Benevento, come ce l'ha l'Avellino, come ce l'ha la Juve Sabbia, qualsiasi squadra. È una partita per noi importante, sicuramente noi vogliamo fare accrescere sempre di più l'entusiasmo, abbiamo ridato a Taranto, la più grande vittoria è stata ridare il senso di appartenenza verso la propria squadra. Oggi a Taranto si parla del Taranto, fino a qualche mese fa il Taranto magari era andato nel dimenticatoio, questa è la nostra più grande vittoria, e vogliamo che questo entusiasmo accresca sempre di più, vogliamo vedere i bambini allo stadio, vogliamo vedere le famiglie allo stadio, sappiamo benissimo che il risultato è la panacea di tutti, quindi siamo costretti sempre a fare il risultato. Prego. Buongiorno mister, Francesco Leggeri, Box Arento. Continuo su questo filo, e in effetti partiamo da quello che è accaduto, ma giusto per rimarcare il fatto che l'ho anche scritto, la cultura della sconfitta, che non è che uno si abitua a perdere, dice ho perso e sono contento, ho perso ma ho visto una grande squadra lottare fino alla fine, e quindi delle certezze, il pubblico le ce l'ha sempre. Ormai non è una questione che sono venuti una volta, due volte, no. Sono venuti sempre. Il pubblico si sono è a potenza. No. Allora, il nostro pubblico è anche a potenza. È quello. Grande merito va Massimo Giove. Sì, infatti dico, si è costruito un qualcosa di essenziale. È lui che ha scelto gli uomini, e quindi ubi maior, minor cessat. Quindi questo senza ombra di dubbio. E lui è anche giusto che si goda questo momento, è stato criticato, ha preso una squadra nei dilettanti, l'ha tenuta per 7 anni, l'ha riportata nei professionisti, e quindi ingenerosamente e anche secondo me in malafede, oggi lui prende i meriti con tanti sacrifici che ha fatto, e noi siamo obbligati, per la fiducia che abbiamo, a fare le cose per bene e a portare avanti l'azienda in maniera, diciamo, giusta, senza, innanzitutto senza creare aspettative illusorie e senza fare voli pindarici. Il nostro programma lo abbiamo detto, ridetto, quindi non c'è bisogno di ribadirlo, stiamo andando oltre ogni più rosea aspettativa, ma questo non significa che siamo su un punto di arrivo. Per noi ogni partita, ogni allenamento è un punto di partenza per far sì che l'amore illimitato tra i tarantini, tra la propria squadra, tra quello che sentono proprio, possa crescere sempre di più. Questo è un nostro obiettivo. Mi stavo legando al Sorrento, che comunque gioca con i tre attaccanti e ci crede in quello che fa Maiuri, noi lo conosciamo molto bene. E le volevo soltanto aggiungere, Bonetti è pronto, viste le defezioni?
Bonetti si è ripreso, si sta allenando, è un ragazzo serio, poi le scelte ovviamente sono io che le vado a fare, se Bonetti gioca perché in quel momento io sono convinto di farlo giocare, se Bonetti non gioca perché magari c'è qualcuno che vedo in questo momento più pronto con più continuità di minutaggio. Sì, Luigi Guerrieri, Gazzetta dello Sport, io volevo concentrarmi sulla settimana di Cianci, come l'hai trovato? E se ci sarà un rigore magari se confermerai Cianci rigorista oppure se magari sono state fatte altre scelte, grazie. Ma Cianci è un campione come giocatore nella vita, che significa? Cianci è uno che forse dopo di me, perché penso più di me, è quello che è stato più male di tutti, dico dopo di me perché purtroppo io ho questa malattia del risultato, questa malattia della responsabilità. Quando non vinco mi sento irresponsabile, non dico di un tradimento, ma di aver deluso una città, di aver deluso tutta la gente che vive per la propria squadra. Quindi vi assicuro che lui dopo di me è quello che sta più male, ma domani tanto fa gol e rimettiamo tutto a posto. Lui è un campione nella vita, è un campione come giocatore per questa categoria, quindi sicuramente in settimana l'ho visto benissimo, rigore sicuramente non lo calcerà lui, quindi questo ve lo anticipo, magari se mi sente Maiuri farà studiare qualcun altro. Sì. Salve mister, Alessandra Carpino, Taranto, buonasera. Mister, le chiedo innanzitutto, anche se qualcosa l'aveva anticipato dopo la partita con la Juve Stabia, un borsino delle condizioni fisiche di qualche giocatore, se per esempio Fabbro, Panico sono stati recuperati o sono recuperabili in queste ultime ore. E poi qualche caratteristica, visto che ci dobbiamo concentrare sulla composizione della difesa, abbiamo qualche idea, però l'assenza di Antonini giustamente è un unicum in questa stagione. E, per la composizione della difesa, Riggio, De Santis, quali qualità potrebbero dare eventualmente nel giocare come centrali al posto di Antonini? Ma guardi, non è che non gioca Antonini, non gioca il Taranto, Mattias è un giocatore importante, ma è importante il gruppo, è importante la squadra, siamo tanti giocatori importanti. Ripeto, probabilmente giocheremo con una difesa a 4, con una difesa a 3, questo non ho ancora deciso, potremmo cambiare sicuramente, come abbiamo provato e riprovato fino a stamattina, anche una difesa a 4, poi magari giocherò a 3, ho tanti interpreti, sicuramente magari se andrò sulla decisione della difesa a 4, perché Mattias è quello più abituato, diciamo, nel comandare e nell'aprirsi coi tre, magari qualcun altro non l'ha mai fatto, quindi, ma io ho giocatori forti, bravi, che possono giocare sia a 3 a 4, questo lo deciderò. Ho allenato in questa settimana moltissimo la difesa a 4, probabilmente domani andrò a 4, ma questo non lo so, poi magari decido vado a 3, poi ci penso, avrò una riunione sempre con i tre che la faccio tutte le notti, vale a dire io, Eziolino e Capuano, e poi decideremo tutti e tre insieme. Sì. Mister, il borsino invece per quanto riguarda l'infortunato? No, Fabbro viene con noi, quindi è tra i convocati, poi ci sono gli squalificati, Panico ancora out. Posso aggiungere un'altra cosa? Poi cedo il microfono. Per quanto concerne invece la fase d'attacco, sta pensando a qualche mossa di imprevedibilità, soprattutto per far rifiatare magari Canutè e Bifulco, che hanno speso tantissimo e in modo encomiabile in queste ultime partite? Ah, noi davanti ci sia tanti attaccanti bravi, voglio dire. Cioè, davanti non è che abbiamo solo Bifulco e Canutè, abbiamo Orlando che sta recuperando bene, abbiamo Capone, un ragazzo di nostra proprietà molto bravo, adesso ha recuperato anche Fabbro, voglio dire, quindi davanti si hanno le alternative, vedremo, valuteremo nell'immediatezza della gara. Beh, Samele è un giocatore importante per noi, non è, grazie a Dio si è ripreso, è stato fermo qualche giorno, ha saltato una partita, due partite, adesso non ricordo bene, ma adesso il ragazzo sta bene. Bene, chiudiamo qui la conferenza stampa per chi verrà a Potenza domani.